Mosso dalla passione che ho per alcuni dischi del progressive rock, ho deciso di catalogarli tutti insieme nel numero di 101 e descrivere disco per disco perché questi dischi mi piacciono, perché sono importanti, perché mi hanno ispirato per la musica che faccio, perché mi hanno fatto crescere, eccetera, eccetera. E così è nata l'idea di questo libro. Ho buttato giù 101 schede di quelli che erano i miei dischi preferiti, proprio fatte con il cuore, descrivendo veramente le emozioni che provo nell'ascolto, nel perché provo queste emozioni. Successivamente è subentrato Riccardo Storti, il mio socio in questo libro, che ha infarcito poi le mie schede con altri particolari di tipo musicologico, ovvero stare a studiare la canzone nei suoi tempi, nel perché si usano certi strumenti, nel perché si usano certi suoni, e abbiamo unito le sue impressioni con le mie e sono nate queste schede. Io credo che un libro del genere in questo momento possa essere molto importante e molto utile soprattutto. Abbiamo internet che è assolutamente una piattaforma che ti permette di sapere tutto, però troppo. E quindi ci vuole anche il modo per orientarsi in questa cosa. E siccome in radio non se ne parla, in TV non se ne parla e non c'è altro modo, io credo che un libro del genere, se uno è interessato a scoprire che cos'è il progressive rock, sia proprio la guida adeguata, almeno per quello che riguarda questi anni dal 67 all'80. Poi ci sarebbero altri libri da scrivere sugli anni successivi, però per iniziare questa direi che è ottima.